Ascoltate, ascoltate voi tutti i demoni di Roccella Valdemone. Io sono Dio e sono qui per mettervi sotto i miei piedi. Ciao guerrieri di luce, io sono Giosuè e oggi vi voglio parlare della quinta dimensione. Cadete colli, abbassatevi dinanzi a Dio! Nell'ultimo periodo ho ricevuto molte domande riguardanti proprio il passaggio dalla terza alla quinta dimensione. Passaggio che sembra si stia verificando proprio in questo periodo. Ste istituzioni mi danno qualcosa, mi danno un aiuto per mangiare. Tutta sta gente che mi segue, voi non sapete fare un cazzo! Ovviamente la vibrazione diventa più alta. Vi mando a fanculo e non vi caco più perché me ne vado per la mia. Perché non sono uno messo male come a voi nelle cervella. Come si evolverà questa situazione, questo diffondersi del virus? Se riusciremo effettivamente a sconfiggerlo, ad arginarlo e a risolvere tutto quanto. Ma non stavo nei casini, perché non hai fatto un gruppo là? Dicevi, oh, diamo una mano a questo. Nella carta che, diciamo, sta a capo di tutta la situazione, un 4 di denari che ci fa capire che comunque le organizzazioni, chi è al potere, chi comunque controlla bene o male anche la situazione in generale, si sta adoperando per il meglio. Quindi sicuramente le decisioni che stanno prendendo e che prenderanno anche nell'immediato futuro saranno delle decisioni che porteranno un beneficio a questa situazione. Ascoltate, perché è molto importante. Abbandono la carta 13. Ciao guerrieri di luce, io sono Giosuè e oggi vi mostrerò un rituale per perdere peso in base al numero di chili che volete perdere. In questo caso è Amissio, Decem, Libras, Repente. Il gruppo lo fate voi? Ma una certa mi dite, Emi. Abbiamo fatto il gruppo, siamo pronti a farti la donazione. Io voglio prima il dato effettivo, quindi queste 100 persone fanno la donazione e mi arriva questo credito. Se ne manca una, il gruppo è chiuso. E mi stacco un capello e lo vado a mettere al centro del foglio, che poi vado ad abborticciolare come se fosse un tubicino, ok? Perché all'interno del foglio ci deve essere anche un po' del vostro DNA. Sono il primo a dire fanculo il patriarcato e viva l'emancipazione femminile. Andiamo a dare fuoco al nostro intento. Alle! E vieni qua, stronzo! Ho ragionato sull'RDC, me lo tengo io. Torna nella tua tana, figlio di puttana! Ascoltate il coro! Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare di un argomento molto particolare, ovvero del mantra di attivazione del DNA divino. Io mi toglievo la vita a me per dartelo a te, ma deve essere un caso straordinario. Se trovo una musa, l'incarnazione della Vergine Maria in una donna. Questo è che lo faccio. Nome? Valerio. Giosuè. Mi hanno tolto il conguaglio sulla carta del reddito. Cioè prima me lo mettono e poi me lo levano. Diciamo che sembra sempre una persona molto calma, molto tranquilla. In realtà ha degli scatti di pazzia più delle persone normali. Non è vero. È vero, è vero. Tenevo 750 rotti, mo ci sta 100 euro. Quali sono i cantanti preferiti dell'altro? Cantanti, cantante, Madonna, solo Madonna. Non è vero, ne ho anche molti altri, in particolare i cantanti della scena musicale degli anni 80 e 90. Sono andato alle poste a chiedere, ma che cazzo fate? Chi tra di voi è il più gay? Assolutamente lui. Io devo perdere tempo, mo andare all'Inps, a tutte queste altre cazzo di cose, ma io mi sono rotto il cazzo. Ciao guerrieri di luce, pensavate di esservi liberati di me, e invece no, sono ancora qui per parlare di tanti, tantissimi interessanti argomenti, e in particolare oggi parleremo di
Daimon. Il Daimon rappresenta infatti la nostra essenza più pura, la nostra natura e il motivo della nostra incarnazione. Tu non mi fai una pippa a me! Oggi voglio mostrarvi come fare una pozione per attirare la ricchezza. Ce devo stare con sti banchieri, sti bastardi di merda. Ma andare a fare un culo, va. Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuova puntata della curiosità del giorno. Sei sicuro che questa immagine rappresenti Satana? Tornerà Gesù Cristo. E quindi preghiamo il Cristo. E vaffanculo il resto. Ciao guerrieri di luce. Ciao. Ma vi spiego io la verità qual è. Perché il diavolo può fare ste cose? Perché voi siete dei pezzi di merda, ecco perché. Abbiamo deciso di farlo su 448 perché è arrivato oggi un gadget, ve lo faccio vedere, UF. Perché a voi vi sta sul cazzo che io sto in giro e me la tiro. Ecco la verità. Quindi voi volete vedere il pezzente di turno, andate a farvi fotte. Ed è un gadget che mi hanno dato perché ho adottato un animale in via d'estinzione. E ho sentito questa sensazione, questa frescura dalle ginocchia in giù. Le ho capito, la preghiera di San Benedetto ti sta curando i piedi. Adesso Valerio deve andare ad adottare il suo lupo. Assolutamente sì. Eccoci qua, allora Valerio in postazione. Io sono certo che un giorno mangeremo solo vegetariano. Ah, guarda qua, orso bruno, l'aquila, il gorilla, la foca. Io ve l'ho detto, col video precedente stiamo a livello di Elvis Presley e Jimi Hendrix nei migliori concerti. La creazione che ho fatto. Hanno dovuto ammettere che Eliseo Bonanno, non in quanto uomo che non mi reggo manco tanto bene sulle gambe, ma in quanto Dio, sono onnipotente contro questi stronzi che sono onnifedeli. Un caro abbraccio a voi tutti e il Signore ci benedica. E anche oggi ho imparato qualcosa.